contabile della salute, potete chiamarmi il commercialista, potete chiamarmi il consulente finanziario. Perché faccio questo paragone? Perché molto spesso questo paragone è quello che tutti comprendono meglio quando io parlo di salute. Il mio lavoro, sempre di più, si sta orientando a cercare di dare alle persone delle informazioni su quelle che sono le loro, diciamo, il loro patrimonio di salute, chiamiamolo così, e quello che si possono permettere nel momento in cui devono andarlo ad utilizzare. E quindi come anche eventualmente cercare di gestire questo patrimonio. Facciamo l'esempio, come dicevo, dal punto di vista del vostro commercialista, del vostro consulente finanziario. Se voi decidete di comprare una bella casa perché vi piace, chiaramente avete già in testa in maniera molto precisa quanto avete nel vostro conto corrente, quanto spendete al mese, quanto guadagnate al mese. Questo vi permette di comprendere se avete le possibilità di acquistare quella casa o quella macchina che vi piace. Ecco, questo discorso molto spesso purtroppo non viene fatto nella salute, anche la salute è fatta di numeri. Perché vi dico che la salute è fatta di numeri? Perché se per esempio dovete decidere di fare una terapia antipertensiva perché avete la pressione sanguigna alta, lo fate sulla base di un numero, perché fino a che avrete 120-70 di pressione non avrete bisogno di fare una terapia, ma quando avrete 140 su 90, 150 su 100, 160 su 110, sempre più alta, allora questi numeri porteranno a una patologia e quindi porteranno a una terapia. Lo stesso vale per il diabete. Sei diabetico quando la glicemia sale sopra 100, 110, 120, sono numeri. Ecco, i numeri esistono in medicina come esistono anche nell'economia. Che succede? Che mentre la maggior parte delle persone sa perfettamente quanto ha nel conto corrente e gli chiedi quanto guadagna, lo sa, quanto ha nel conto corrente, lo sa, e quanto può spendere, lo sa, non sa quasi niente, la maggior parte delle persone non si misura quasi mai la pressione, non verifica con frequenza la propria glicemia, non valuta il proprio stato ormonale. Ecco, questo è un errore molto grande che le persone fanno, perché poi vanno a fare cose, si performano in impegni di vita, di lavoro, di sport, senza poterselo permettere, come se la persona di cui parlavamo all'inizio fosse un vostro amico che vi dice: mi piace quella casa, la voglio comprare. La prima domanda che gli fate voi, senza essere un consulente finanziario, un commercialista, è: ma quanto costa quella casa? Te la puoi permettere? Cioè guadagni abbastanza? Hai un conto corrente? Hai delle spese che ti permettono quel tipo di acquisto? E lui ti dice: no, ma non lo so, perché non ho idea di quanto ho nel conto corrente, non ho idea di quanto guadagno, però mi piace. È come quando mi dice: io voglio fare la maratona, io voglio lavorare 12 ore al giorno perché mi piace, no? Sì, ti piace, ma te lo puoi permettere? Ecco, io faccio questo lavoro, analizzo i vostri numeri, analizzo come sta il vostro sangue, come stanno i vostri ormoni, come stanno i vostri esami appunto ematologici, qual è la vostra clinica, come è la vostra pressione sanguigna, valuto tutta una serie di informazioni e vi dico, sulla base di queste informazioni, se quello che voi volete fare ve lo potete permettere. Ecco, passatemi questo esempio, che forse, come tutti gli esempi, come tutte i paragoni, le metafore, in qualche modo è un po' forzato e quindi si espone sicuramente a dei miglioramenti, però ho visto che quando io spiego alle persone il concetto di quanto sanno sulla loro situazione finanziaria è molto di più di quanto sanno nella loro situazione, dei numeri della loro salute, tutti rimangono sorpresi e poi capiscono una cosa più importante, che avere tanta competenza dal punto di vista finanziario, se non è la salute, serve veramente a poco. Alla prossima.